Ciao a tutti ragazzi e benvenuti. Siamo qui questa sera, è passata da poco la mezzanotte e abbiamo finalmente le offerte di Amazon Prime, di questi Prime Day. Così diciamo, non è proprio un Prime Day proprio ufficiale, perché quello di solito è ad aprile. Però è sempre Prime Day, sono offerte Prime, valide solo per oggi 11 ottobre e per tutto domani 12 ottobre. Quindi affrettatevi. Vediamo un po' se c'è qualcosa da prendere subito. Vi segnaliamo fin da subito però che, visto che lo stiamo facendo all'istante il video e che sono le prime offerte, se dovesse aggiungere qualche offerta proprio interessante le trovate o nei commenti qui sotto in evidenza, o se sono proprio tante offerte magari faremo uno shorts, lo troverete pubblicato stesso domani o dopodomani, vediamo. Iniziamo con Nintendo Switch Sports, 45 euro invece di 50. Beh, questo gli sconti così sono sconti, però alla fine non se starei proprio desiderando quella cosa, perché se cercate Switch Sports risparmiare 5 euro non vi cambia la vita. Se invece state facendo già la spesa, ce lo buttate dentro, così costa un po' di meno, però sono spiccioli. No, infatti. Abbiamo poi Assassin's Creed Valhalla in formato standard PS4 a 23 euro invece di 25 porta. Quindi non è una grande offerta in questo caso. No, conviene prendere l'edizione completa con tutti i DLC. Andiamo avanti. Allora, c'è Lego Harry Potter, 20 euro per Switch, niente di che. Poi abbiamo Valhalla anche per PS5, stesso identico discorso, stesso identico prezzo. Ottimo prezzo invece Bayonetta 3 in preordine. Che uscirà a giorni. Il 28 ottobre per l'esattezza. E qui potete quindi prenotarla al prezzo di 49,99€ invece di 59,99€. Quindi risparmiate una 10 euro che, trattandosi di un'esclusiva Nintendo, male non fa. Sì, anche perché Bayonetta difficilmente calerà di prezzo. Essendo proprio esclusiva pura. C'è questo Sniper Ghost Warrior, la Complete Edition. Adesso il gioco non lo teniamo presente, però 13 euro invece di 30 è un buon prezzo, quindi per quelli che interessa il titolo approfittatene adesso. Oppure per collezionismo. Sì, vabbè, sì, infatti il prezzo è basso, ci può stare. La trilogia di Batman costa 20 euro, il prezzo in realtà non è chissà che grande offerta, però è ottimo perché sono tre giochi, 20 euro in formato fisico ci sta. Per chi non l'ha mai giocato ci sta. Poi, allora, l'Ombra di Mordor non è un'offerta, sorvolate, mentre Sonic Racing, questa edizione un po' più speciale per i 30 anni, 25 invece di 35 ci può anche stare. Vabbè, dipende quanto vi interessa. Più che altro per collezionismo in realtà questo, visto che è un'edizione più speciale. Poi c'è Avengers Marvel, 16 euro. Questo in realtà il prezzo è basso, però è un gioco che cala tranquillamente anche 10 euro, quindi lasciate stare. Stessa cosa anche per Mortal Kombat 11, cala anche questo a 10 euro prima o poi. Andiamo avanti, c'è Immortal Phoenix Rising, 20 euro. Beh, questo diciamo, trattandosi che il gioco è nuovo, ci può stare. Beh, poi per PS5 ci può stare. Watch Dogs Legion, 18,90 euro. Solo perché è fisico, però non è chissà che grande offerta comunque. Poi c'è questo invece di buona, Assassin's Creed Valhalla, che include anche la nuova espansione Ragnarok, a 32,97€ invece di 71. Questo è buono per PS4, ci dovrebbe stare anche per PS5, forse anche per Xbox. Poi abbiamo Monster Hunter Rise Sunbreak, che include anche il gioco base Monster Hunter Rise, 56€ invece di 70. Un buon prezzo comunque. Back 4 Blood dice che il prezzo di prima era 13 euro, quindi se è così non è chissà il grande sconto. Però vabbè, per 10 euro ci sta. Si può comprare, sì. Poi c'è questa edizione più particolare di Two Point Campus, 30 euro invece di 40, è uscito da poco. Vabbè, sì, simpatica per collezione. Final Fantasy 7, 30 euro è ancora un po' caro. No, per PS4 no, assolutamente no, troppo caro. Mentre poi abbiamo Alan Wake, al prezzo più basso mai visto, perché era sceso al limite a 17 euro nel Black Friday dell'anno scorso. E ora è a 15,99€, quindi ottimo prezzo. Anche per PS5, appunto, Assassin's Creed Valhalla, ha già detto. Far Cry 6 è più recente rispetto a Phoenix Rising e Watch Dogs, quindi 24 euro per la Limited Edition ci sta tutto. Un ottimo prezzo. Demon Slayer costa esattamente come il digitale, però è ancora troppo caro. Guardiani della Galassia invece 20 euro, sì. Ci sta. Questa di Final Fantasy Questa qua
è da acquistare secondo me perché diventa rara prima o poi, cioè diventerà rara. Sì, è probabile che infatti non è, si trovano proprio tantissimo. Quindi 30 euro invece di 40 per due giochi. Poi c'è da dire proprio che il set è proprio il Beh, vabbè, porting. però è solo per collezionismo. Sì, potete anche lasciarla sigillata. Poi c'è Soul Hackers 2. Questo è uscito da pochissimo, per questo ne vale la pena. Cioè, in realtà può essere pure un segno che il gioco non è tanto bello come sembrava. Comunque, 44 euro invece di 60 il prezzo. Se non l'avete comprato al Day One, ci sta. Anche per Xbox Assassin's Creed Valhalla. Resident Evil 3, 20 euro è ormai un prezzo base. Watch Dogs Legion, PS5, stesso discorso di quello PS4. Live Alive è uno sconto misero per Switch. Ci sta per risparmiare quella cosina in più, ma è uno sconto misero. Biomutant poi costa tantissimo e noi al Black Friday dell'anno scorso abbiamo dato il prezzo più basso di 32 euro, quindi sconsigliamo l'acquisto e anche Dying Light 2 può calare ancora, quindi lasciare stare. Stranger of Paradise al momento non scende oltre, quindi se vi interessa compratelo ora, se no proviamo a vedere il Black Friday se scende almeno a 25, è difficile però non si sa mai. Beh, Life is Strange, True Colors, se non vi interessa anche la remastered dei primi due, 20 euro ci sta. Sì, un prezzo giusto ormai. Anche Kingdom Hearts, Melody of Memories. 16 euro, sì, un prezzo onesto. Poi c'è Evil Dead, questo è uscito da qualche mese. È calato già a metà prezzo, 21 euro invece di 40. Se vi interessa, acquistatelo. C'è sequel di Subnautica, Questo, 17. diciamo, trattandosi di un indie, sempre il solito discorso, le copie fisiche sono più rare. Sì, col tempo non si troverà più. Poi c'è proprio solo il DLC L'alba del Ragnarok, 24 ore invece di 40, questa è carina, include anche delle cartoline e cose così, e c'è il codice per riscattare il DLC ovviamente. Tale of Arise, no, ho esagerato il prezzo. È edizione anche standard, anche Little Nightmare 2 è troppo caro, 23 euro. C'è Ghostwire Tokyo, 40 No, euro, ancora caro. sì. Kingdom Hearts, Life is Strange, stesso discorso di prima, anche Alan Wake, stesso discorso. C'è la Collector di Sonic Colors, che è inclusa anche questo portachiavi di Sonic, 25 euro invece di 40, ci può stare. Poi Watch Dogs e Stranger of Paradise, stesso discorso, anche Phoenix per Xbox, identico. Anzi no, perché Phoenix su Xbox sta nel Game Pass, quindi se lo volete acquistare per giocarlo, sconsigliato. Poi c'è Devil May Cry, uno sconto misero. Digimon, diciamo, già è un primo sconto che se non l'avete comprato al Day One perché aspettate uno sconto, questo già è un prezzo migliore, una 10 euro di risparmio. Final Fantasy VII Remake Intergrade, questo include anche il DLC, no, il DLC si compra a parte. No, è incluso il DLC nel PS5. Allora questo 40 euro ci può anche Sì. stare, sì. Soul Hacker, stesso discorso che abbiamo fatto per gli altri. Poi c'è Nioh, The World's End with You, 20 euro. Sì, 20 euro si merita. Sia Switch che PS4 è uscito solo qui, quindi solo queste. Alan Wake, già Ma detto. no, Little Nightmare è troppo caro. Però include anche tutti i DLC. Fisico. Vabbè, allora solo per questo. Per collezionismo, diciamo. Anche questo è uscito da pochissimo, 50 euro invece di 60. Noi lo dobbiamo ancora provare, però comunque è un primo sconto interessante. Outwist assolutamente no, costa troppo. Mad Max no, perché anche PlayStation Hits dovrebbe costare 10 euro, quindi è una truffa. Poi c'è The Ascent, questo è il discorso che hai detto prima tu degli indie. Questo è buono per il collezionismo proprio, perché diventa raro, quindi approfittatene. Poi c'è la trilogia di Asterix e Obelix, 44 euro per questo cofanetto con tre giochi. Ci può stare, però niente di che in realtà. Il gioco di Peppa Pig, 22,30 euro. No, 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 no. Beh, diciamo sì, può calare ancora a 10 euro. Poi c'è sempre anche qui The Ascent. Outriders no, troppo caro. Questo Temtem sembra interessante come gioco, è sempre un indie. Costa 45 euro però di base, adesso sta a Un 37. po' caro. Può calare. Stessa cosa anche Chorus, può calare però è un indie, quindi va tenuto d'occhio. Poi c'è Greek, Memory of Azur. Questo già da un po' è uscito in edizione fisica, già si trovano le ultime copie, quindi 20 euro secondo me ci può Sì, stare. sì. 30 è un po' caro, però 20 ci sta.
Poi c'è la Deluxe Edition di Deathloop. Questa in realtà non è male, 45 euro perché è la Deluxe. Quindi considerare che un gioco PS5 di solito costa 80, bla bla bla, anzi questa sta pure 90. Quindi ci può stare come prezzo, anche se è incluso nel PlayStation Plus Extra. Qui c'è la Collector del primo Destroy All Humans, il remake, con uno sconto di 320 invece di 400. Questa è la Collector, quella proprio più incredibile. E, diciamo, lo sconto è buono. Se vuoi respendere, questa è una di quelle cose da prendere, anche sì, se sì, ce ne sono veramente tantissime di queste, di copie di questa Collector. Infatti la stanno venendo ancora al day one, ancora non sono finite. Poi c'è Arcade Geddon, questo è quello che hanno regalato col Plus al day one, te lo ricordi, multiplayer, abbiamo fatto una prova. Ah sì sì. Anche questo quindi rientra nei giochi minori, non sapevo nemmeno ci fosse una copia fisica, quindi questo anche da tenere d'occhio, per 20 euro ci può stare. C'è anche questa Cyber Edition di The Ascent a 34,97€. Che non sappiamo cosa include, però. No, perché non ce l'abbiamo. Ah, la Collector pure di Biomutant c'è. Sì, però qua lo sconto è minore, 242 invece di 270. C'è Dolmen, questo è uscito da pochissimi mesi. Sono rimaste solo le ultime 9 copie a 20 euro invece di 40. Questo è buono. L'edizione speciale di Two Point Campus anche per PS4, lo stesso discorso ci sta. Poi c'è questa borsa molto carina di Super Mario, 31 euro, beh, un po' caro. Beh, però è per portare le console, sì, per la Nintendo Switch. Sì, per Switch. Beh, è carina, però un po' caro, 32 euro. La Collector di SpongeBob. Qua lo sconto è enorme, infatti parliamo di 130 euro invece di 300. Ah, questa sì, questa sarebbe... Vediamo cosa include. Include le figure di SpongeBob, Sandy e Patrick, include i calzini di SpongeBob usati che puzzano, 6 litografie, i sticker e anche i 5 portachiavi. Bellissima, questa sarebbe proprio da aprire. Questa è da comprare assolutamente. Vabbè, proprio. Non la comprerei. Se la prendiamo però, unboxing subito e indossiamo i calzini in diretta. No, 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 io no. Un calzino a testa. Allora, poi Dolmen, come detto, anche per PS5, Xbox, questo conviene. Se vi date uno sguardo, perché come gioco in realtà è interessante. La Collector Pillar of Eternity 2, sì, per Xbox One, però sconto misero di 30 euro. Una volta è sceso anche a 50 per PS4. No, quindi no. Poi c'è l'altra Collector di Destroy All Humans a 114 euro invece di 140. Questo include un quali grande, include tipo lo zaino con l'alieno che ti abbraccia. Questa è solo una figure, diciamo lo sconto è misero. Però aspetta, ma questa Collector che abbiamo visto qua, perché sono, sono diverse? Sì, questa è la versione più scarsa, forse non include i calzini. Quindi no, meglio quell'altra. Ultima pagina, abbiamo Epic Chef, questo rientra nei giochi molto indie, molto rari. Poi c'è questa offerta in realtà su Kirby, perché c'è il nuovo Kirby che è una remaster del gioco della Wii. Kirby è Return to Dreamland, che esce l'anno prossimo, e Kirby la Terra Perduta, che è uscita quest'anno. E sono 100 euro per questi due giochi, e quindi avete all'incirca un risparmio di 20 euro, come porta in realtà proprio di suo. Poi, se siete amanti dello sport, Switch Sports e Ring Fit 110. E non conviene in realtà. Perché... Ma nemmeno quella di Animal Crossing. Perché ormai Animal Crossing si trova pure usato. Vabbè, usato sì, però parlando di nuovo, sono... Beh, questo Animal Crossing risparmia 10 euro, però... Sono anche due cose che tra loro non c'è zeccabro niente. No, infatti. Così come Switch Sports e Splatoon 3. Solo che qui c'è un po' più di offerta, perché Splatoon 3, essendo nuovissimo, vale 60. Quindi in questo caso Switch Sports è come se lo pagate solo 30. E poi Animal Crossing e Ring Fit 110, esagerato proprio. 55 euro entrambi. Troppo alto. Finite qui le offerte per il momento. Devo dire che mi aspettavo qualcosa di più. Invece proprio offerte base, cioè non c'è niente che proprio ti dice dobbiamo comprare assolutamente. A parte la Collector di SpongeBob. A parte la Collector di SpongeBob, che vale già solo per i calzini, però tutto il resto niente di che veramente. Forse
Alan Wake, così, ma è un prezzo che abbiamo già visto l'anno scorso, cioè costa 2 euro in meno, però chissà come inaspettare il Black Friday per delle offerte veramente belle belle. Ah, vi consigliamo la Bayonetta, appunto, Bayonetta 50 invece di 60, uno sconto base per i giochi Switch in preordine che fa sempre bene, quindi quello conviene un po' di più. Fateci sapere cosa acquisterete, come detto, se esce qualche nuova offerta importante o nei commenti in evidenza o pubblichiamo qualche shorts. E come sempre vi invitiamo a lasciare un like, condividere e iscrivervi. Alla prossima!